e Raffaele Rossi. Il suo nome è stato tirato in ballo per il presunto centro museo dei rifiuti qui nel centro di Parma. Da Reggio l'accusano, dicono un investimento sbagliato, questo consulente può anche andare via, se è d'accordo. Cosa arrivate? Che oggi celebriamo qui a Parma la rimozione dell'ultimo cassonetto stradale, e questo è l'argomento per cui ci troviamo qui oggi. Possiamo parlare di tante altre cose, però mi piacerebbe che l'attenzione fosse calibrata su questo, perché è un momento importante nel quale appunto la città arriva ad un passaggio importante con il conseguimento di importanti risultati di raccolta differenziata, che sono cresciuti fino al 62% e che andranno crescendo anche oltre con appunto l'attivazione ulteriore della tariffazione puntuale. Mi piacerebbe parlare di questo, se possibile. L'abbiamo e parlato non finora. Polemiche, Raffaele Rossi, senta, però è indubbiamente l'argomento, il non detto di queste polemiche è determinato dal rapporto del Movimento 5 Stelle di Parma con Iren, cioè è implicitamente e neanche tanto tra le righe vi si accusa di essere troppo dialoganti con il nemico, tra virgolette. Senta, io sono un tecnico di raccolta differenziata e mi sono sempre occupato di raccolta differenziata e sto facendo questo anche in questo contesto, quindi come dire, sulle altre valutazioni risponda a chi ha competenze in merito. Come è stato lavorare in questi anni con Iren e come riuscire a conciliare il mandato dell'amministrazione 5 Stelle? Beh, Iren dal punto di vista della raccolta differenziata è un'azienda estremamente efficiente che ha risposto mettendo in piedi un sistema di raccolta che rispondeva ai bisogni della città. Tant'è che oggi ne verifichiamo i risultati e ne pianifichiamo gli ulteriori step che abbiamo davanti a noi. Se fra un anno avremo i risultati della tariffazione che ci porranno come un comune in cui saranno stati fatti i risultati, saranno stati raggiunti risultati ancora migliori, questo lo si dovrà sicuramente all'amministrazione che ne ha dato l'impulso e all'azienda che ne ha dato le gambe, il corpo a questo tipo di risultati. Ha creato nuovi posti di lavoro? Beh, è un po' presto per fare una valutazione di questo tipo. Sicuramente se fossimo partiti da un sistema stradale tout court, potremmo dire che un sistema di raccolta differenziata porta a porta comporta un aumento di livelli occupazionali, però in questo contesto non si partiva da un sistema stradale, si partiva da un sistema in cui c'era un porta a porta condominiale, c'era un sistema di prossimità, c'erano dei sistemi intermedi, quindi è molto difficile farlo oggi. Si può dire in via generale invece che da un sistema stradale classico, un sistema porta a porta, ci sono dei rilevanti margini occupazionali.